Siamo lavoratori della pubblica servizi, 380 famiglie, ridotte all'astrico, per colpa della vostra politica, buffoni, vergogna! Sfideranno il freddo e la stanchezza i lavoratori della pubblica servizi, oramai determinati a fare valere i loro diritti, sciopereranno a oltranza. Indietro di due stipendi e con un futuro incerto si sono spostati per protestare nella sede della città metropolitana. Un gruppo di loro è sul tetto per poterli raggiungere un percorso a ostacoli, a partire da questo tavolino che da una finestra porta all'esterno. Una volta raggiunti ci hanno raccontato il loro dramma. Noi oggi siamo qui sul tetto della provincia, dell'ex città, dell'ex provincia città metropolitana per manifestare il nostro dramma. Per chiedere alle istituzioni di darci una risposta sul nostro futuro, sul contratto e anche sugli stipendi, ma gli stipendi non ci bastano, vogliamo garanzie sul nostro futuro. 26 settembre con 700.000 euro sono stati fatti gli applausi a Bianco, come mai? Perché aveva preso un impegno di ricapitalizzare l'azienda, perché nel verbale non c'era solamente il contratto di 700.000 euro, ma anche la promessa e la garanzia che l'azienda sarebbe stata ricapitalizzata, mettendo a disposizione un terreno dell'ex provincia ed anche il cinema Ritz. Ad oggi tutto questo non esiste più. Per voce di chi non esiste più? Per voce del sindaco, perché si è ritrattato tutto. Le istituzioni prima si sono volute far belle, si sono riempite, come si suol dire, il volto di parole per mantenere noi operai nella tranquillità più assoluta. E noi giustamente abbiamo applaudito alle parole di Bianco, perché lui ci aveva garantito lo stipendio fino a fine dell'anno. Con l'entrata dell'anno nuovo lui avrebbe preso in mano la situazione, con la ricapitalizzazione e il nuovo contratto. E ad oggi infatti noi non ne vediamo. L'unico fatto reale è che siamo qui, 380 famiglie, stiamo rischiando il posto di lavoro. Ma i 700.000 euro per 380 persone con lo stipendio e contributi, togliendo quei famosi super minimi? Non bastano, che... perché poi ci sono anche i fornitori, da quei 700.000 euro si devono togliere anche i soldi fornitori. Ma anche per gli stessi stipendi sareste stati 60.000 certo, euro sotto. Infatti loro propongono il contratto di 700.000 euro ma accompagnato dalla FIS. E prima si parlava di 26 settimane di FIS, adesso addirittura si sta parlando di 3 anni di FIS, quindi significa darci l'elemosina per 3 anni, non uno stipendio dignitoso, e noi non ci stiamo. Voi siete qui, per quanto tempo starete? Saremo oltranza. Non abbiamo, non ci siamo, l'unico punto che ci siamo prefissati è di riavere oltre ai doveri pure i nostri diritti. Un nutrito gruppo di dipendenti della partecipata presidia l'ingresso della città metropolitana, impedendo l'accesso alle auto. Con loro Davide Foti della CGIL. La provincia non ha controllato la pubblica servizi, che non ha controllato la regione. Ma il governo non controllava niente. Allora noi siamo nelle condizioni di poter chiedere al governo, ora ci vogliono i fatti. Il governo deve salvare la situazione attraverso il presidente della regione, attraverso il commissario e il sindaco metropolitano, attraverso le istituzioni.